E continuiamo con il nostro programma passando ad un progetto di natura diversa ma allo stesso tempo molto similare. Due progetti che corrono su binari paralleli e allo stesso tempo in maniera divergente. Pasquale Cassalia è l'autore del metodo Cassalia, il quale operando in una scuola a rischio, in una scuola molto difficile, una scuola ubicata nel rione Villalina a Messina, nel corso degli anni ha avuto modo di avere a che fare con alunni che manifestano nella scuola delle particolari esigenze. Particolari esigenze che spesso vengono fuori con... Dalle particolari esigenze si è passato poi alla scoperta di particolari talenti che ne hanno dato modo in tante manifestazioni. Quello che ci presenta Pasquale Cassalia è anche il suo metodo, è anche rintracciabile sul web, su YouTube, dove c'è un bellissimo filmato che parla della banda del Paloggio. Per quanti non conoscessero il dialetto siciliano, il Paloggio è la trottola con la quale quelli della mia età abbiamo tutti giocato nelle strade dei vari quartieri. Anche lei, mi fa piacere, quindi significa o sciumolo, volendo la dire in napoletano, con nella lingua madre di Amici dei Casucci. Non parlo più, lascio la parola a Pasquale Cassalia, anche per lui un applauso per raccogliere il mio. Grazie, ringrazio, mi associo ai ringraziamenti di Angela perché abbiamo questo parallelo. Mi scuso per la voce, ma dopo i giorni che mangio caramelle per poter dire qualcosa stasera. Come Angela ci siamo confrontati e ci siamo detti che c'è qualcosa nella scuola che secondo noi dovrebbe essere un tantinello rivista. Ci abbiamo detto assieme. Il tempo si legge sulla mia voce in questo momento e abbiamo costruito qualcosa per i ragazzi. L'anomalia della scuola secondo me in parte sono anche io, perché io tutto potrei fare tranne che stare dietro una scrivania e pensare di scrivere libri, quindi se ciò è accaduto secondo me qualcosa della scuola bisogna rivederlo. E mi chiedo sempre, ma perché faccio queste cose? La risposta è semplice, anche sembrerebbe banale. Per i ragazzi che ti spingono sempre ad andare oltre, oggi in rappresentanza ne ho portato uno forse più pazzo, però è quello che dopo tanti anni mi ha scritto su Facebook per ringraziarmi di essere stato il suo insegnante. Un'emozione grandissima che gli ho voluto restituire oggi. Grazie a tutti, io sono Giuseppe Campagna, il mio nome d'arte è Giling, sono uno degli alunni del professore Pasquale Cassalia, penso nell'anno 2005-2006. Quello che andrò per fare è una cosa da pazzi, in sostanza probabilmente, ma è proprio la pazzia, la nostra avventura è proprio di verso la conoscenza. O almeno io ho sempre pensato così. Le mie più grandi passioni nella vita sono il wrestling, di cui sono uno dei campioni italiani, però oggi non prendo colpi di sedia a nessuno, fortunatamente. Mostrerò un'altra mia passione che è il rap, per cui io ringrazio il professore Cassalia, perché quando avevo 13 anni io ero uno dei tanti ragazzi che aveva quella rabbia di sfogare, di volevo dire per forza qualcosa. E lui tramite la scuola, la conoscenza, mi ha portato addirittura a fare vari concerti, in piazza, andare in televisione, nel locale, e io mi sentivo abbastanza importante perché finalmente qualcuno mi capiva. Io lo ringrazio ancora oggi perché comunque se non fosse stato per lui magari non avevo quella motivazione tale che mi ha portato fino a dove sono arrivato adesso. In più abbiamo scoperto che anche tramite le varie materie, cioè per esempio io faccio rap, quindi scrivo. Ma mi sono rivisto molto nella scuola, per esempio, nel genio mentale, che è un trainer medico, appunto associando le più grandi passioni dei ragazzi alla scuola si può arrivare a qualcosa. Ho ricordo una lezione dove tutti i ragazzi in Italia sono fissati proprio col calcio. Abbiamo fatto, mi ricordo, una lezione dove affrontavamo il tema del calcio
con il razzismo sui campi. Dall'epoca ho collegato l'educazione fisica alla storia e poi di tutto. Ora faccio questa strofetta che non è altro che una rielaborazione di quella che ho fatto, che feci di quando avevo 13 anni. Posso? Ero uno dei tanti che restava sotto le lenzuola, non volevo sentirne parlare proprio della scuola. Il tempo vola, cambiano le generazioni, ma non cambiavamo il metodo per seguire le lezioni. Serviva qualcuno che ci capisse fino in fondo, che capisse ogni ragazza, assieme a noi lottasse contro il mondo. Ha tirato fuori da noi il meglio, sto contento, ha capito tutto con divertimento, ascoltando il talento. Siamo giovani oggi, incontrollabili, generazioni di pazzi, ma Cassarino non avrebbe lasciato per nulla al mondo i suoi ragazzi. Se non la vivi non capisci la bellezza e l'emozione, ha fatto capire a tutti noi il valore dell'istruzione. Ci penso ogni momento con sorriso in continuazione, ci ha colpito nel profondo completando la sua missione. Resterà nella mia mente per sempre con tutto il sentimento che ho dentro, non scorderemo mai cosa ha fatto per noi, la forza di studio e movimento. E nulla. Grazie mille. Scusate perché non ho la memoria, ma ho un lavoro di tempo materiale. Grazie. Il lavoro che abbiamo fatto noi, non io, ma come diceva brillantemente Angela, un'equipe di insegnanti, in questo caso tutti di scienze motorie, allora quando abbiamo cominciato ci dicevamo di educazione fisica, che mi sembra ancora più bello e più interessante definirlo così, e abbiamo da mettere a disposizione della scuola la forte motivazione che i ragazzi provano per noi quando siamo in palestra. È una bella materia, a loro piace molto, noi abbiamo solo 2 orette, troppo poche, per poterci esprimere al meglio, quindi abbiamo cercato comunque di trasferire in classe questo entusiasmo. Come abbiamo fatto? Abbiamo cercato di strutturare un percorso che attraverso le forti motivazioni della nostra materia portasse la classe a diventare squadra. In quanto squadra il concetto di collaborazione diventa indispensabile per vincere tutti insieme, e attraverso appunto una buona pratica che abbiamo chiamato studi di movimento con tutte le sue attività preposte, dà la possibilità di apprendere attraverso lo sport altre discipline, ma soprattutto quella principale, la disciplina delle discipline, che è il comportamento, creando così un ambiente favorevole all'insegnamento. Quello che abbiamo fatto l'avrei voluto raccontare un po' meglio, provo una grandissima difficoltà, proprio per questo motivo stamattina mi sono messo di mezzo buono e ho cercato di farvi sostituire con tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, una piccolissima parte ovviamente, che racconta il percorso, dove si ha la correlazione tra il movimento e la scuola. Ce lo dice questo brevissimo filmato che adesso lancio, poi a seguire c'è tutto un percorso, perché quello che stiamo dicendo io e Angela affonda ai noi in anni molto lontani. Già dal 90 avevamo cominciato in maniera inconsapevole a fare questo, quindi il primo filmatino ci farà vedere la correlazione tra lo sport e l'apprendimento in maniera molto accattivante, la seconda parte racconta un po' di storia.
portare la matematica alla attraverso la forte motivazione dell'attività motoria. Nel corso degli anni i ragazzi si inseriscono in un ambiente di apprendimento diverso. Questa è la storia. Le immagini evidenziano come un intervento didattico basato sul gioco permetta una più attenta partecipazione dell'alunno all'attività sportiva, scolastica, relazionale, accompagnandolo in un equilibrato sviluppo psicofisico e nella ricerca di modi di adattamento individuali e di apprendimento culturale per tutto il corso degli studi. 400 alunni del secondo ciclo della scuola elementare, tutti insieme, hanno partecipato ad una originale lezione che non è stata solo una particolare scelta didattica, ma anche un intenso momento di socializzazione che ha favorito l'integrazione di alunni in situazione di handicap. Questa esperienza si è rivelata un indirizzo praticabile nell'ambito della continuità didattica ed è stata trasferita con ottimi risultati in una scuola media di periferia, carente di attrezzature. Da una scuola poco attrezzata si è poi passati ad un contesto scolastico più allargato e meglio dotato, ponendo così le basi per un intervento interattivo con il territorio, prospettando scopi e raggiungendo mete ben oltre l'approfondimento di discipline scolastiche, coinvolgendo, oltre alle istituzioni del mondo della scuola, anche personalità eminenti in campo politico e religioso. Il patrimonio di conoscenze, messo insieme con alunni, insegnanti, genitori e istituzioni, ha proposto un percorso didattico rispondente ad obiettivi di maggior respiro ed ha mostrato come le spinte motivazionali, gli stimoli generati dallo sport, possono essere convogliati, indirizzati verso un'attenta partecipazione dell'alunno ad attività polivalenti in un contesto di progetti e programmi culturali e sportivi. Utilizzare i vari collegamenti tra le materie a scopo di migliorare le prestazioni psicofisiche dell'alunno, raggiungendo così una maturità totale. Noi abbiamo applicato questi risultati. Nel corso degli anni. Ecco, questa è la prima parte. L'abbiamo chiamata Museo del Futuro perché in effetti tutto quello che avete visto. Tutto quello che avete visto è datato e andavamo un po' controcorrente, diciamo contro la logica del programma, no? E quindi spesso ci siamo anche dovuti un po' confrontare con una didattica tradizionale. Adesso, per fortuna, non dico per me, ma credo soprattutto per i ragazzi, dove la centralità del progetto formativo e l'alunno, queste esperienze diventano attuali. Quindi ci siamo riboccati le mani e stiamo cercando di riportare avanti questo tipo di attività, consapevole di quanto possono servire ai ragazzi. Quella che vi faccio vedere adesso racconta Studi in Movimento. Lo racconta uno di quei ragazzi che diceva poco fa Angelo, i meravigliosi ragazzi di Giostra. Ha preso un bellissimo ottimo, non mi ricordo quando è stato fatto, ma è passato parecchio tempo, quando ancora PowerPoint non era così diffuso come lo è adesso. Il mio ragazzo ha scelto di presentare attraverso questa presentazione il suo studio in movimento e quindi credo che quella volta è stato uno dei pochi ottimi che siamo riusciti a meditare appieno, anche se abbiamo dovuto lottare per far questo, perché non era semplice trovare un computer per fare un esame a un ragazzo di Giostra con una presentazione di questo tipo, però siccome a Giostra dicono che siamo belli posti, ce l'abbiamo fatta lo stesso e ha raccontato il suo studio in movimento in questo modo. Appunto dice che li abbiamo fatti diventare una squadra che attraverso questo percorso hanno raggiunto degli obiettivi. Questi obiettivi a
adesso sembrano anche abbastanza normali, perché la didattica laboratoriale ci porta a lavorare in questo modo. Quando è stato fatto non era così normale che da un insegnante di educazione fisica uscissero questi risultati, ma più che dall'insegnante di educazione fisica, dai suoi ragazzi, e stanno scoprendo alcuni lavori che abbiamo fatto durante il percorso. Cosa è veramente studio in movimento? Lo facciamo dire a quella classe che ha fatto questa sperimentazione con una collega che adesso è in pensione, loro con la quale ci siamo sempre confrontati, perché a lei piaceva molto, però in effetti da buon docente diceva: ma sti cose dove si fanno? Chi lo dice? Quindi dovevamo legittimamente preoccuparci anche di quello che stiamo facendo, quindi era un po' clandestina questa cosa qua. La facevamo solo perché a giostra i ragazzi ci hanno sempre costretto a fare altro, perché l'obiettivo prioritario è uscire dalla scuola, e quindi è accaduto questo. Faccio una domanda: che cos'è il studio di movimento? È divertimento, è fantasia, è gioco, è sport, è studio, forze, e tutte queste cose messe insieme. Giudicate voi! Abbiamo diviso le classi in due squadre, Lions e Murales. Abbiamo cominciato a sfidarci nel sette lungo da fermo e nella conoscenza degli argomenti scolastici. Abbiamo creato un testo particolare. Volete conoscerlo? 4 punti a chi vince nel sette lungo, col diritto a rispondere per primo alle domande scolastiche, che valgono 10 punti a chi risponde senza l'aiuto di nessuno, 6 punti a chi utilizza il suo sito scolastico, 4 punti a chi chiede aiuto alla propria squadra. Ora vi dirò sicuramente che fino a quanto il perdente della gara del più lungo ve lo dico io, ha diritto di entrare nel gioco, per lui però il punteggio è di mezzo, ma non solo prima di qua. Infatti abbiamo attribuito il punteggio anche alla scuola che durante la gara si è dimostrata più responsabile. Queste gare sono state così piacevoli che ci siamo chiesti: perché non coinvolgiamo anche le altre classi? E così abbiamo unito le due squadre e ci siamo dati il nome di Argonauti, ispirandoci alla lezione del giorno. La prima durissima sfida l'abbiamo lanciata ai fatti Suda, per intenderci alla classe prima B. In definitiva, vi siete fatti un'idea dello studio in movimento? Noi l'abbiamo sperimentato. Adesso, se volete, provateci voi. Ecco qui, i ragazzi. Siamo più divertiti di ragazzi di giostra, quindi bisogna metterlo nei sottotitoli, perché generalmente vengono identificati per altre cose, invece no, sanno fare anche questo e molto altro. Mostro del futuro, dicevamo, siamo qui perché vorremmo che questo museo del futuro potesse diventare un'opportunità per il presente, perché adesso, lo dico soprattutto ai dirigenti, c'è un progetto importantissimo del CONI nazionale, che con la presenza del Consiglio dei Ministri e il MIUR stanno cercando di inserire l'attività motoria, finalmente, diciamo, noi anziani dell'educazione fisica, nella scuola primaria. Lo stanno intanto facendo con il progetto Sport di classe. Sport di classe ha due finalità. La prima è quella di trasmettere questo tipo di educazione fisica, coinvolgente, che fa gruppo, che non esclude nessuno, che motiva tutti a stare bene a scuola, tanto che la festa finale, non il torneo finale, non lo chiamiamo più torneo, ma lo definiamo festa, perché alla festa dobbiamo partecipare tutti. Noi stiamo lavorando sulla formazione dei tutor. Quello che dico ai dirigenti: non perdete questa occasione, questi ragazzi, questi tutor non devono venire a scuola a lavorare con i ragazzi, assolutamente no, hanno solo un'ora da progetto per stare con i bambini, perché è importante pure, ma è necessaria la loro presenza, perché insieme a voi, insieme agli insegnanti che devono aiutarli a crescere, perché sono tutti insegnanti giovani, insieme ai dirigenti, possano costruire un buon progetto sportivo all'interno della scuola.
Abbiamo, su questa esperienza abbiamo semplificato molto il percorso, perché siamo consapevoli di quanto sia difficile l'innovazione nella scuola, e nella formazione che abbiamo fatto ai tutor dello sport in classe, alla fine, come al solito, lo sport è sport, bisogna vincere. Quindi i propri, gli insegnanti di quel progetto hanno combinato questo pastrocchio, che poi è la formula semplificata del metodo per coinvolgere tutti i ragazzi all'apprendimento. Sia dello sport di classe che dei nostri nuovi programmi ministeriali, ma anche delle altre discipline, nel senso che ormai la didattica laboratoriale all'interno della scuola prevede più o meno questa tipologia, questa modalità di applicazione. Quindi un sistema per fare scuola insieme, dove l'insegnante di educazione fisica mette a disposizione la cosa più preziosa che è la motivazione. Queste cose, un po' presuntuosamente, abbiamo cercato di scriverle su quel libro lì, racconta un po' tutto il percorso e soprattutto su un ipertesto. L'ipertesto era il CD che vedevate, che racconta un po' tutto quello che sto cercando di sintetizzare, tutti questi 25-26, adesso preferisco non fare bene i conti, anni che abbiamo speso. Sono qui, racconta il Museo del Futuro, che è quello che ho cercato di dire stasera, è un filmato, c'è un po' di storia, c'è l'interattività, quindi la possibilità di entrare in
in sintonia subito con dei siti adatti, idonei della scuola, e qui c'è il percorso didattico di come si applica questa strategia. Ovviamente con il preside Stazione, l'associazione che ho il privilegio di partecipare, di esserci, pensavamo di fare un approfondimento il prossimo anno, insieme al CONI ovviamente e insieme al Bio Scolastico, per incominciare a trasferire e calibrare al meglio le attività che poi nella scuola devono fare gli insegnanti. Cioè non può esserci un professore di educazione fisica per classe, quindi questa mediazione è l'esperienza che vorremmo portare il prossimo anno in un approfondimento nella speranza di anche una voce migliore. Come anticipato poco fa il preside Micheli, l'ultimo, tutto quello che avete visto sono, tutti i filmati che avete visto sono spezzoni, sono pillolette di documentari che abbiamo fatto nel corso degli anni. Questa è stata un po' la mia fortuna, perché è rimasta traccia sostanzialmente di quello che abbiamo fatto, perché io adoro la mia materia, amo follemente l'educazione fisica, però per fortuna ho avuto sempre la passione della fotografia, quindi mi ha sempre accompagnato nelle mie cose, e quindi abbiamo raccolto questi documenti. Quello che invece vedete, chi vorrà, chi ha il piacere di, come diceva Angelo, di stare mezz'oretta al computer, può guardarsi l'ultimo lavoro che abbiamo, l'ultimo documentario. Questa volta l'abbiamo fatto con la Regione, l'abbiamo fatto con la Film Commission, è un'esperienza che è rimasta alla Cineteca della Regione Sicilia, che parla dei nostri ragazzi tosti, i Salvaggi, li chiamiamo noi con 3B, e che attraverso il paloggio hanno riscattato un errore gravissimo che avevano fatto, ma si sono spinti oltre. Dov'è la cosa che io voglio lanciare qui? Tutte le volte che la scuola fa qualcosa di sbagliato, sembra che i media li abbiamo dietro le spalle. Quando quei ragazzi hanno fatto un danno, si è permessa anche Rai 1 di scendere per sapere cosa fosse successo. Per un insegnante quasi ordinaria amministrazione, devo dire che sono stati bravi, nel senso che il danno l'hanno fatto grosso, però per chi opera nel rischio sa che sono cose, come dire, quasi ordinarie, no? Però Rai 1, Rai 2, facciamo anche per cercare i nostri ragazzi, li hanno offesi, li hanno... Quando si sono riscattati? Niente. Cioè, qualcuno evidentemente sta a scuola, non gli vuole entrare in testa che è una cosa importante. E quindi i ragazzi con questo filmato si sono voluti riscattare. Lo trovate. Si chiama La Banda del Coraggio, storia di un metodo. Basta scrivere questo su YouTube e sono 30 minuti di assoluta follia come quella che ci ha regalato Giuseppe. Però questa volta c'è molto più ampio, non c'è solo il rischio. Ci sono anche scuole dove il rischio lo stanno assaggiando in altre formule. Il disagio dell'agio, dove così facile, quando mi sono trovato a confrontarmi con questa tipologia di ragazzi, devo dire non so quali sono più difficili tra i due. Io credo che forse quelli di Giorgio sono meno difficili rispetto a quegli altri alunni. La cosa bella è che in questo film non si capisce nulla, sono alunni e basta. Quindi chi ha piacere, non lo faccio, perché sono 30 minuti e quindi siamo stanchissimi tutti, e lo lascio al vostro piacere. Vi ringrazio per la pazienza e saremo a disposizione dell'associazione per qualsiasi tipo di approfondimento. Grazie ancora per l'invito. Grazie Pasquale per questa bella dissertazione su un'esperienza vissuta che fa senz'altro della scuola la buona scuola. Ecco, questa è la vera buona scuola.
non quella che ci propongono attraverso le riforme. Speriamo che vengano create. Però mi tornava alla mente una cosa, che tra le varie proposte che hanno fatto in questa riforma è quella di portare l'educazione fisica alla scuola elementare, affidata non all'insegnante di scuola primaria, ma affidata ad un insegnante esperto che proviene dal corso di laurea in scienze motorie e sportive. Da quello che ricordo io, anche perché io sono molto legato all'insegnamento dell'educazione fisica, perché prima di fare il preside ho fatto l'insegnante dell'educazione fisica, da quello che ricordo io, questa proposta risale a oltre 40 anni fa, si parla da oltre 40 anni di portare l'educazione fisica affidata ad un esperto alla scuola elementare, ma fino ad oggi non è stato ancora fatto. Speriamo che sia la volta buona. Domani noi torneremo nelle nostre scuole per concludere l'anno scolastico, ma col 1° settembre, quando incomincerà il nuovo anno, non dimentichiamo di queste esperienze che abbiamo fatto questa sera, non dimentichiamo dell'aver conosciuto il progetto gioco e il metodo Cassalia, e cerchiamo di portarli anche nelle nostre scuole, perché sono certo che sarà un'esperienza molto molto positiva e molto bella. A voi un grazie, e desidero concludere lasciando ai nostri due ospiti, Pasquale Cassalia e Angela Lenzo, il crest della nostra associazione, per la cui consegna che faremo davanti, come abbiamo fatto poco fa, prego di provvedere il collega Nino Grasso e la collega Antonella Malucieri, che entrambi fanno parte della nostra associazione come soci fondatori. Mi pare giusto concludere con una foto ricordo, così i nostri ragazzi hanno anche la soddisfazione non solo di fare concorrenza al fotografo professionista Isolino, ma anche la soddisfazione di dire: le fotografie le ho fatte io. E se qualcuno va a chiamare la preside, mi pare che non c'è nessuno, signor Stefano, ma mi pare il tempo che lei va a chiamarla abbiamo già finito. Nino, gentilmente, vuoi consegnare il nostro test alla professoressa Lenzo? Grazie, grazie professoressa Lenzo, è stato un piacere avere con voi. Sono andati a chiamare la preside Muscherà, speriamo che arrivi presto, anche perché la presidenza è all'esatto opposto dal punto dove ci troviamo noi, quindi bisognerebbe farle fare un corso accelerato di pratica sportiva, magari le facciamo fare i 60 metri veloci, in modo tale da arrivare qua in 6 secondi. Sì. Scusate, io vorrei intanto, voglio dire, conosco entrambi i progetti e li ho sempre apprezzati. E il loro valore sta soprattutto nel fatto che gli alunni, al di là della lezioncina che viene propinata dalla cattedra e che spesso e volentieri, soprattutto in certi ambienti, diciamo non risvegliano il loro interesse, ecco, al di là di questo, ecco, questi progetti invece hanno proprio un merito, che è quello di far sì che siano gli alunni stessi a costruirsi i loro strumenti di apprendimento, e quindi automaticamente diventano protagonisti assoluti del loro processo di apprendimento. E quindi, ecco, a questo punto lo stimolo è interno. Ecco perché ho sempre, diciamo, favorito, appoggiato e voluto, a volte anche in maniera vivace, l'ho sempre appoggiato. Soprattutto dico questo progetto perché la professoressa Lenzo ha lavorato per tantissimi anni insieme a me, e io la conosco da quando eravamo studentesse, qualche annetto fa, studentesse, eravamo colleghe presso la facoltà di filosofia dell'Università di Messina, e già fin da allora dimostrava, diciamo, tanta intelligenza, vivacità. E poi ho avuto il piacere di averla nella scuola che io dirigevo, una scuola che insomma aveva tante problematiche. Quando mi espose, diciamo, le linee essenziali di questo progetto, io immediatamente ne capì il valore e ho fatto di tutto affinché potesse essere, diciamo così, avviato nella nostra scuola, cosa che abbiamo fatto,
con un certo successo. La vorrei soprattutto ringraziare perché attraverso quelle immagini mi ha fatto rivivere dei momenti, cioè mi sono commossa, ve lo dico subito, mi ha fatto rivivere con gioia dei momenti importanti e bellissimi della mia carriera di dirigente scolastico. Grazie, grazie. Io vedo dai volti un grande entusiasmo e sono convinta che questo seme buttato stasera su questo terreno porterà frutto. Quindi vedo grandi cose, vedo qualcosa che può accadere anche nella scuola messinese, perché non siamo sempre quelli diciamo più poveri. Penso che da noi ci sono delle grandi potenzialità e sicuramente non dobbiamo sempre attingere ai progetti che si svolgono oltre la Sicilia, ma possiamo veramente lavorare cercando di realizzare al massimo le potenzialità che sono già presenti in mezzo a noi. Quindi io veramente mi auguro che col prossimo anno scolastico possiamo far tesoro di quello che questa sera è stato qui esposto in quest'aula e che tanti ragazzi possano avere beneficio. Questa è la cosa più bella che potrà accadere a tutti noi. Ormai lo sappiamo, abbiamo tanti problemi nella scuola, i ragazzi ci presentano tutti i giorni questioni sempre nuove e la scuola deve essere sempre pronta ad affrontarle. E quindi anche questi progetti sono certa che saranno un modo per poter aiutare i giovani. Grazie. Grazie Maria, la collega consegna, facciamo una foto per i segni. Una foto finale, dopodiché ci salutiamo con questa manifestazione ad Settva in ferie. I prossimi impegni saranno con il prossimo anno scolastico, sempre anno solare 2015, ma incominceremo nuovamente a settembre. Grazie per la partecipazione, un saluto affettuoso per tutti quanti.